Nel 1905, esattamente 100 anni fa, Albert Einstein, forse il più grande scienziato del secolo scorso, pubblicava la prima parte della teoria della relatività. Una teoria scientifica che avrebbe cambiato per sempre la nostra visione del mondo, ma che rappresentò anche l'inizio di un sogno. Il sogno di riunire in un'unica costruzione teorica tutte le leggi della natura. L'universo, secondo Einstein, non poteva essere casuale, disarmonico e complicato oltre ogni limite. L'universo doveva mostrare nella sua natura più profonda bellezza, semplicità ed eleganza. Einstein ne era profondamente convinto. Ma il padre della relatività morì il 18 aprile 1955, esattamente 50 anni fa, senza poter vedere realizzato il suo sogno. In tempi successivi, tra errori, passi falsi e successi, altri scienziati hanno tentato di portarlo avanti, fino ad arrivare, oggi, molto vicini al suo raggiungimento. Questo filmato, tratto da uno dei libri di divulgazione scientifica di maggior successo di tutti i tempi, L'universo elegante di Brian Greene, racconta, nello stile di Focus, l'intera storia del sogno di Einstein, con un commentatore di eccezione, l'autore stesso del libro, lo scienziato divulgatore Brian Greene. Questo è un viaggio ai limiti della fantascienza, in un mondo dove si possono rompere le regole. È una nuova visione dell'universo che supera ogni immaginazione. È il mondo della teoria delle stringhe. Un modo per descrivere tutte le forze e tutta la materia, dall'atomo alla Terra fino alle galassie. Dall'origine del tempo fino allo scoccare dell'ultima ora, con un'unica teoria. La teoria del tutto. La nostra guida in questo mondo nuovo è Brian Greene, fisico e scrittore scientifico. Sono venuto qui tante volte, eppure non mi abituo mai. Greene ci aiuterà a comprendere il più grande enigma della fisica moderna. La comprensione dell'universo si basa su due sistemi di leggi in contrasto tra loro. L'enigma rimase irrisolto persino per Einstein, che ne fece il suo ultimo obiettivo. Dopo decenni potremmo davvero essere vicino ad una svolta. La soluzione sta nelle stringhe, minuscole particelle di energia che vibrano come corde di un violoncello in una sorta di sinfonia del cosmo. Questa teoria, però, implica l'esistenza di universi paralleli e di 11 dimensioni. Forse l'universo ha più dimensioni di quelle da noi percepite. Chi sostiene l'esistenza di altre dimensioni è stato definito come pazzo. È un miraggio della scienza o siamo di fronte alla teoria definitiva? Nessuno dovrebbe credere alla teoria delle stringhe se non può essere provata. Ma stiamo parlando di fisica o di filosofia? Una cosa è certa. La teoria delle stringhe ci mostra che l'universo può essere più strano di quanto abbiamo mai immaginato. Tutto è cominciato con la mela di Newton. Il successo delle sue equazioni deriva dal desiderio di comprendere i pianeti e le stelle. Da allora è stata fatta molta strada. Poi Einstein fece veramente luce sulla forza di gravità. I teorici delle stringhe osano spingersi ben oltre. Forse sono vicini a realizzare il sogno di Einstein. Negli anni 50, questa casa fu teatro di una delle più grandi sfide della scienza moderna.
Il tentativo di svelare un mistero così grande che molti fisici all'avanguardia stanno ancora oggi cercando di risolvere. Albert Einstein visse gli ultimi 20 anni della sua vita in questa modesta casa a Princeton, New Jersey. In una stanza al primo piano, Einstein si mise allacremente allo studio di una teoria che da sola avrebbe dovuto spiegare tutti i meccanismi dell'universo. Persino poco prima di morire, Einstein teneva un blocco con sé. Cercava forsennatamente le equazioni di quella che doveva essere la teoria del tutto. Sul punto di fare la più grande scoperta della storia della scienza, Einstein morì nel 1955. Il suo sogno rimase incompiuto. Oggi, a tanti anni di distanza, l'obiettivo di Einstein di riunire le leggi dell'universo in un'unica teoria onnicomprensiva è diventato il sacro graal della fisica moderna. Il sogno di Einstein si può finalmente realizzare con una nuova teoria fondamentale, detta teoria delle stringhe. Se si rivelerà corretta, sarà sconvolgente. Secondo la teoria delle stringhe, vivremmo in un universo dove realtà e fantascienza si incontrano. Un universo a 11 dimensioni. Con universi paralleli collocati uno accanto all'altro. Un universo elegante in cui risuona la musica di tutte le corde. Per quanto ambiziosa, l'idea di base della teoria delle stringhe è sorprendentemente semplice. Ogni cosa, dalla particella più piccola alla stella più grande, è composta da un solo tipo di ingrediente. Anelli incredibilmente piccoli di energia vibrante, detti stringhe. Come dalle corde di un violoncello nascono note musicali diverse, le minuscole stringhe di energia vibrano in modi diversi, dando vita alle componenti prime della natura. L'universo è una grande sinfonia cosmica prodotta dalle varie note che i minuscoli anelli di energia vibrante sanno suonare. La teoria delle stringhe è agli albori, ma già rivela una concezione dell'universo profondamente diversa, stravagante ma affascinante. Cosa ci fa pensare di poter capire l'universo nella sua complessità o addirittura di ridurlo ad un'unica teoria del tutto? Ti ricordi? È uguale a G mu R. Remember how this goes? Equals 8 pi G T. Con una variazione dell'azione Einstein-Hilbert si ottiene l'equazione di campo e questo termine. Ricordi il nome? No, quella è la curvatura scalare. Questo è il tensore di Ricci. Ma le hai mai studiate queste cose? Per quanto ci si provi, è impossibile insegnare fisica ad un cane. Il suo approccio è poco logico, è più istintivo. Gli esseri umani sono in grado di capire le leggi dell'universo? I fisici, oggi, sono sicuri di poter riprendere la ricerca di Einstein sull'unificazione. Per unificazione si intende la formulazione di una legge che descriva ogni cosa dell'universo scibile attraverso un'unica equazione, l'equazione master. Pensiamo che l'equazione unica esista perché negli ultimi 2 secoli le varie teorie dell'universo puntano tutte in un'unica direzione. Tutte convergono su un'idea, tuttora in via di definizione.
L'unificazione è il nodo cruciale. Il traguardo da raggiungere. Lo scopo ultimo della fisica fondamentale è quello di ridurre i fenomeni complessi nel minor numero di principi, i più semplici possibile. Per un fisico, riuscire a spiegare un elevato numero di fenomeni in modo molto semplice costituisce un passo in avanti. Le grandi teorie della fisica sono accomunate dal tentativo di abbracciare un'enorme varietà di fenomeni apparentemente diversi. L'idea di unificare la ricerca è connaturata al progresso della fisica stessa. Questo tipo di ricerca iniziò molto prima di Einstein, con il più famoso evento casuale della storia della scienza. Si dice che un giorno, nel 1665, un uomo si sedette ai piedi di un albero. Dall'albero cadde una mela. Grazie ad essa, Isaac Newton rivoluzionò l'idea di universo. Sostenendo una proposta audace per quei tempi, Newton disse che la forza che attira le mele verso Terra e la forza che mantiene la Luna in orbita intorno alla Terra in realtà erano una cosa sola. In un colpo solo, Newton era riuscito a unificare i cieli e la Terra in un'unica teoria, quella della gravità. Era l'unificazione tra il mondo degli astri e quello terrestre, dove le leggi che governano i pianeti sono le stesse che governano le maree e la caduta dei frutti a terra. Un modo geniale per rappresentare la nostra idea della natura. La gravità è stata la prima forza ad essere compresa dalla scienza. Nonostante la legge di gravità sia stata scoperta da Newton più di 300 anni fa, le sue equazioni sono così precise che vengono utilizzate ancora oggi. Gli scienziati sono di fatto ricorsi alle equazioni di Newton per tracciare la rotta del razzo che portò l'uomo sulla Luna. Tuttavia, un problema c'era. Se le leggi di Newton descrivevano la gravità con grande precisione, nascondevano un imbarazzante segreto. Newton non aveva idea di come funzionasse la gravità. Per quasi 250 anni, gli scienziati si accontentarono di ignorare la questione. All'inizio del XX secolo, un impiegato dell'ufficio brevetti svizzero avrebbe cambiato la storia della fisica. Oltre a esaminare le richieste di brevetto, Albert Einstein stava già analizzando il comportamento della luce. Non immaginava certo che le sue riflessioni sulla luce avrebbero contribuito a risolvere il mistero della gravità di Newton. All'età di 26 anni, Einstein fece una sconcertante scoperta. La velocità della luce è una sorta di limite di velocità del cosmo. Una velocità che non può essere superata da niente nell'universo. Non appena il giovane Einstein pubblicò le sue idee, la sua strada e quella del padre della gravità si separarono. Il problema era che l'idea che niente possa essere più veloce della luce si scontrava con la teoria di Newton sulla gravità. Per capirne la ragione, condurremo un esperimento. Per cominciare, creeremo una catastrofe cosmica. Immaginate che all'improvviso, senza alcun avvertimento, il Sole si vaporizzi e sparisca completamente. Ora simuliamo la catastrofe e osserviamone gli effetti sui pianeti secondo la teoria di Newton. In base alle previsioni di Newton, se il Sole sparisse, i pianeti uscirebbero immediatamente dalle loro orbite e vagherebbero nello spazio.
Per Newton, la forza di gravità agisce istantaneamente ad ogni distanza. La distruzione del Sole avrebbe quindi un effetto immediato. Einstein vedeva un grosso problema nella teoria di Newton. Un problema che emerse dal suo studio della luce. Einstein sapeva che la luce non viaggia istantaneamente. Infatti, i raggi del Sole impiegano 8 minuti per percorrere gli oltre 149 milioni di chilometri fino alla Terra. Niente, nemmeno la gravità, viaggia più veloce della luce. Com'è possibile che la Terra esca dalla propria orbita prima che il buio risultante dalla scomparsa del Sole raggiunga i nostri occhi? Per il genio in erba dell'ufficio brevetti, era impossibile che esistesse qualcosa più veloce della luce. Ciò significava che la teoria della gravità di Newton era sbagliata. Se Newton ha sbagliato, perché i pianeti non cadono? Ricordiamoci che la validità delle equazioni newtoniane si basa sull'intento di capire il sistema dei pianeti e delle stelle, in particolare sulla ragione per cui i pianeti hanno determinate orbite. Le equazioni di Newton consentono di calcolare come si muovono i pianeti. Einstein doveva risolvere il dilemma. Verso i 30 anni, Einstein elaborò un'idea dell'universo in cui la gravità non superasse il limite di velocità cosmico. Ancora dipendente dell'ufficio brevetti, Einstein intraprese una solitaria ricerca per risolvere il mistero. Dopo quasi 20 anni di duro lavoro, trovò la risposta in una nuova idea di unificazione. Einstein arrivò a concepire le tre dimensioni dello spazio e la dimensione unica del tempo come entità legate da un unico tessuto spazio-temporale. Sperava che, comprendendo la geometria del tessuto a quattro dimensioni, fatto da spazio e tempo, potesse parlare di oggetti che si spostano sulla superficie spazio-temporale. Come in un tappeto elastico, il tessuto si inarca e si distende con il peso di pianeti e astri. L'inarcamento o curvatura del tessuto spazio-tempo crea ciò che noi percepiamo come gravità. La Terra si mantiene in orbita non perché il Sole la irradia e la afferra subito, come diceva Newton, bensì perché segue le curvature del tessuto spaziale prodotte dal Sole. Con questa nuova idea ripetiamo il test della catastrofe cosmica. Vediamo cosa succederebbe con la scomparsa del Sole. Il disturbo gravitazionale produce un'onda che viaggia nel tessuto come un sasso gettato nell'acqua crea increspature sulla superficie. Non si avverte nessun cambiamento nell'orbita intorno al Sole finché quest'onda raggiunge la Terra. Inoltre, Einstein calcolò che le increspature viaggiano esattamente alla velocità della luce. Il nuovo approccio di Einstein risolse il conflitto con Newton sulla velocità a cui viaggia la gravità. Einstein definì la forza di gravità come la curvatura che si forma nel tessuto spazio-temporale. Einstein chiamò questo nuovo concetto relatività generale. Nel giro di pochi anni divenne celebre. Einstein era diventato un vero e proprio divo della sua epoca, una sorta di icona riconosciuta da tutti. Einstein e forse Charlie Chaplin erano le vere star dei media. La gente seguiva il suo lavoro, voleva sapere cosa faceva. La relatività generale fu un successo. Aveva ridisegnato da solo le leggi della gravità.
Attorno a lui c'era un clima di attesa. Nonostante i successi conseguiti, Einstein non era soddisfatto. Puntò su un obiettivo ancora più ambizioso. Voleva riunificare la forza di gravità con l'altra forza nota all'epoca, l'elettromagnetismo. L'elettromagnetismo era una conquista recente. Alla metà del XIX secolo, l'elettricità e il magnetismo accendevano l'interesse degli scienziati. Le due forze sembravano legate da uno strano rapporto. Samuel Morse, ad esempio, aveva utilizzato il magnetismo per strumenti innovativi come il telegrafo. Un impulso elettrico inviato con un telegrafo ad una calamita distante migliaia di chilometri produceva il noto codice Morse a punti e linee che consentiva la trasmissione di messaggi in tutto il continente in una frazione di secondo. Il telegrafo fu un'invenzione sensazionale, ma la scienza rimaneva avvolta dal mistero. Per lo scienziato scozzese James Clerk Maxwell, la relazione tra elettricità e magnetismo era così evidente in natura da implicare un'unificazione. Se vi siete trovati in cima a una montagna durante un temporale, vi sarete fatti un'idea di come elettricità e magnetismo siano legati. Le particelle elettricamente cariche del fulmine creano un campo magnetico. Lo possiamo vedere sulla bussola. Ossessionato da questa relazione, Maxwell decise di spiegare il legame tra elettricità e magnetismo attraverso il linguaggio matematico. Maxwell fece nuova luce in materia. Sviluppò quattro eleganti equazioni matematiche. Esse unificavano elettricità e magnetismo in un'unica forza chiamata elettromagnetismo. Come Isaac Newton prima di lui, Maxwell avvicinò la scienza alla scoperta del codice dell'universo. Il fatto che questi fenomeni diversi fossero davvero legati era notevole. Si tratta di un altro esempio di fenomeni provenienti da un'unica matrice. Immaginate che tutto ciò che ha a che fare con elettricità e magnetismo possa essere racchiuso in quattro equazioni molto semplici. Non è incredibile e stupefacente? Io dico che è elegante. Einstein pensava che fosse uno dei trionfi della fisica. Ammirava immensamente Maxwell per quanto aveva fatto. 50 anni dopo l'unione tra elettricità e magnetismo, Einstein credeva che unificando la sua teoria con quella di Maxwell, sarebbe arrivato all'equazione unica per descrivere l'universo intero. Einstein era convinto che l'universo funzionasse secondo un grande e bellissimo modello. Perché cercava la legge di unificazione? La risposta è che Einstein voleva veramente conoscere il progetto divino. Voleva avere la visione totale. Oggi, l'obiettivo della teoria delle stringhe è unificare la conoscenza del tutto. Dall'origine dell'universo al grandioso turbine delle galassie, in un unico sistema di principi. Un'equazione unica. Newton aveva unificato il cielo e la terra con la teoria della gravità. Maxwell aveva unificato elettricità e magnetismo. A
Einstein studiò quanto rimaneva per formulare un'unica teoria del tutto. Una teoria che potesse racchiudere tutte le leggi dell'universo per conciliare il nuovo concetto di gravità con l'elettromagnetismo. Aveva una forte motivazione. Forse era spinto dalla ricerca del bello o dal desiderio di semplificare. Oppure dal fatto che la velocità della luce e della gravità sembrano uguali. Se vanno alla stessa velocità, forse esiste alla base una simmetria. Ma quando iniziò ad unificare gravità ed elettromagnetismo, Einstein capì che la differenza di potenza tra le due forze era superiore alle loro analogie. Ora mi spiego meglio. Si pensa che la gravità sia una forza incontrastabile. Dopotutto è la gravità che mi tiene ancorato a questo cornicione. Ma rispetto all'elettromagnetismo, la gravità è molto debole e ve lo dimostro con un test molto semplice. Immaginate che io salti da questo edificio, anzi, lo faccio veramente, e vedrete cosa intendo dire. Ovviamente mi sarei sfracellato. Perché non ho sfondato il marciapiede precipitando al centro della Terra? Sembrerà strano, ma è stato l'elettromagnetismo. Tutto ciò che vediamo, io, voi, il marciapiede, è costituito da atomi, elementi fondamentali della materia. Sull'involucro esterno degli atomi c'è una carica elettrica negativa. Quando gli atomi del mio corpo entrano in collisione con quelli del cemento, le cariche elettriche si respingono con una forza tale da far sì che il marciapiede resista alla forza di gravità terrestre, impedendomi di sprofondare oltre. In realtà, la forza elettromagnetica è triliardi di volte più intensa della gravità. La gravità ci tiene a terra e fa girare la Terra intorno al Sole, ma riesce a farlo solo perché agisce su grandi formazioni di materia, come me, te, la Terra, il Sole. Ma a livello di singoli atomi, la forza di gravità è minuscola e debole. Per Einstein sarebbe stato difficile unificare queste due forze di intensità così diversa. A complicare le cose, intervennero cambiamenti repentini nella ricerca scientifica, con cui era quasi impossibile stare al passo. Fino al 1920, Einstein aveva compiuto dei progressi tali che era lecito aspettarsi che potesse andare avanti, perfezionare le sue teorie e fare altre scoperte. Ma ciò non avvenne. Negli anni 20 e 30 si rivelò un altro volto della natura. Gli strumenti e metodi che Einstein aveva a disposizione si erano rivelati incredibilmente efficaci, ma erano diventati insufficienti. Negli anni 20, un gruppo di giovani scienziati rubò le luci della ribalta ad Einstein con una modalità particolare di concepire la fisica. La loro visione dell'universo era così bizzarra da rasentare la fantascienza. Ribaltarono la ricerca di Einstein dell'unificazione. Unification. Guidati dal fisico danese Niels Bohr, questi scienziati scoprirono una nuova frontiera dell'universo. Scoprirono che gli atomi, considerati fino allora gli elementi più piccoli in natura, sono in realtà costituiti da particelle ancora più piccole, il nucleo di protoni e neutroni, intorno ai quali orbitano gli elettroni. Le teorie di Einstein e Maxwell non spiegavano le modalità di interazione di queste particelle
all'interno dell'atomo. C'era un grande mistero a cui bisognava dare una spiegazione. Il mistero da chiarire era il funzionamento del nucleo dell'atomo e la sua composizione. Le vecchie teorie non fornivano alcuna spiegazione. La forza di gravità non c'entrava, era troppo debole. L'elettricità e il magnetismo non erano sufficienti. Privi di una teoria che spiegasse il mondo dell'atomo, gli scienziati si addentrarono in un territorio inesplorato alla ricerca di segni riconoscibili. Alla fine degli anni venti le cose cambiarono. In quegli anni i fisici elaborarono una nuova teoria, la meccanica quantistica, in grado di descrivere il mondo infinitamente piccolo. Tuttavia, la meccanica dei quanti era una teoria così radicale da sconvolgere tutti i precedenti modi di considerare l'universo. Per le teorie di Einstein, l'universo è un sistema ordinato e prevedibile. Niels Bohr, però, non era d'accordo. Per Bohr e i suoi colleghi, a livello di atomi e particelle, il mondo è come il gioco delle probabilità. A livello di atomo e quanti, regna l'incertezza. Secondo la meccanica quantistica, si può solo prevedere la probabilità con cui si verifica un evento. Questa bizzarra idea aprì le porte ad una nuova, inquietante idea di realtà. Se le bizzarrie della meccanica quantistica si manifestassero nel quotidiano, come fanno in questo Quantum Café, impazzireste. Le leggi della quantistica sono molto diverse da quelle a cui siamo abituati. Le esperienze che viviamo ogni giorno sono completamente diverse da ciò che accade nel mondo dei quanti. Il mondo dei quanti è pazzo. È questo il miglior modo per descriverlo. Per quasi 80 anni, la meccanica quantistica ha sostenuto che stranezze e bizzarrie sono tipiche dell'universo dell'infinitamente piccolo. Noi non abbiamo esperienza diretta delle stranezze della quantistica. Al Quantum Café, gli eventi del quotidiano a volte si verificano come se avessero dimensioni microscopiche. Sono venuto qui tante volte, eppure non mi abituo mai. Se chiedessi una spremuta d'arancia, mi risponderebbero in modo casuale. Al Quantum Café non sono abituati a ricevere ordinazioni precise. Qui infatti tutto è governato dalla casualità. Io vorrei una spremuta, ma c'è una probabilità che io riesca ad averla. Non c'è motivo di rimanere delusi da un evento particolare o da un altro. La quantistica suggerisce che tutte le possibilità, dal succo giallo a quello rosso, possono verificarsi. Semplicemente si verificano in universi paralleli al nostro. Sono reali per i loro abitanti quanto lo è il nostro per noi. Di fronte a migliaia di possibilità, la quantistica non può dire con certezza quale si verificherà. Quindi potrebbero verificarsi tutte e mille. Certo, fa sorridere, si può pensare che non sia vero. Ma sono molti i casi in cui si pensava che una cosa non fosse vera, ma lo è. Ci vuole cautela prima di pronunciarsi definitivamente. Anche nell'universo che noi conosciamo, la quantistica prevede la possibilità che possa accadere quello che noi riteniamo impossibile. Esiste la possibilità che le particelle attraversino muri o barriere apparentemente impenetrabili.
C'è la possibilità che io attraversi un oggetto solido come il muro. Secondo la quantistica, la probabilità che ciò avvenga è così ridotta che dovrei camminare in eterno nel muro perché vi sia una ragionevole probabilità di riuscirci. Ma in questo mondo questo tipo di cose succede sempre. Bisogna imparare ad accantonare le ipotesi che si fanno sul mondo, solo così si comprende. Credete che io abbia una comprensione intuitiva della meccanica dei quanti? No. Nemmeno Einstein. Non dubitò mai che l'universo si comportasse in un modo prevedibile. L'idea che l'uomo possa solo calcolare la probabilità che le cose risultino in un modo o nell'altro fu molto combattuta da Einstein. La quantistica dice che non si ha la certezza dell'esito di un esperimento. Si può solo assegnare la probabilità di un determinato esito. Questa idea non era gradita da Einstein, che diceva: Dio non tira i dadi. Tuttavia, un esperimento dopo l'altro, si dimostrò che Einstein aveva torto e che la meccanica dei quanti descrive come funziona il mondo a livello di particelle subatomiche. La meccanica quantistica non è un lusso di cui si può fare a meno. Perché l'acqua è fatta così? Perché la luce penetra nell'acqua? Perché è trasparente e altre cose no? Come si formano le molecole? Perché reagiscono in un determinato modo? Quando si desidera comprendere un fenomeno a livello di atomo, si può solo procedere con la meccanica dei quanti, per quanto non sia intuitiva. La quantistica è estremamente accurata. Nessuna previsione della fisica quantistica è mai entrata in contraddizione con la realtà osservabile. Mai. Negli anni 30, la ricerca di Einstein sull'unificazione si era arenata, mentre la fisica quantistica svelava i segreti dell'atomo. Gli scienziati conclusero che gravità ed elettromagnetismo non sono le uniche forze a governare l'universo. Indagando sulla struttura dell'atomo, scoprirono altre due forze. Una è la forza nucleare di interazione forte, che agisce come un forte collante che tiene insieme il nucleo dell'atomo, legando i protoni ai neutroni. L'altra è la forza nucleare di interazione debole che consente ai neutroni di trasformarsi in protoni con una conseguente emissione di radiazioni. A livello di quanti, la forza a noi più nota, ovvero la gravità, venne completamente oscurata dall'elettromagnetismo e da queste due nuove forze. La forza debole e quella forte potrebbero sembrarci poco chiare, ma c'è almeno un caso in cui tutti ne abbiamo riconosciuto la potenza. Alle 5:29 del 16 luglio 1945, quella forza si rivelò con un elemento in grado di cambiare il corso della storia. Nel bel mezzo del deserto del Nuovo Messico, su una torretta in acciaio, 30 metri sopra questo monumento, esplose il primo ordigno nucleare. Era largo solo 1,5 metri, ma aveva un'energia equivalente a circa 20.000 tonnellate di tritolo. Con quella potente esplosione, gli scienziati liberarono la forza nucleare forte, il collante che unisce neutroni e protoni nel nucleo atomico. Rompendo la forza collante e scindendo l'atomo in parti, si libera una quantità enorme di energia distruttiva. I residui di quell'esplosione si possono ancora individuare grazie alla forza nucleare debole responsabile della radioattività. Oggi, la radioattività di quest'area è 10 volte superiore al livello normale.
Rispetto alle forze elettromagnetiche e di gravità, le forze nucleari agiscono su scala minuscola. Tuttavia, il loro impatto sulla vita quotidiana è estremamente profondo. E la gravità? La teoria di Einstein sulla relatività generale? Come si integra nella prospettiva quantistica? La meccanica quantistica spiega come le forze della natura agiscono nell'infinitamente piccolo, ma non tratta la gravità. Nessuno riusciva a immaginare come si comportasse la forza di gravità a livello di atomi e particelle subatomiche. Nessuno riusciva a conciliare la relatività con la quantistica. Per decenni, tutti i tentativi di descrivere la gravità con il linguaggio della meccanica quantistica fallirono miseramente. Quelle due branche della fisica non possono coesistere pacificamente. Le risposte della quantistica parlano di probabilità infinite per l'evento preso in esame. Non hanno logica, non sono accurate. La gravità fu la prima forza ad essere capita da Newton secondo la logica quantitativa. Eppure rimane un mondo a sé, profondamente diverso dagli altri. Le leggi della natura si applicano ovunque, quindi se le leggi di Einstein si applicano ovunque e altrettanto vale per la quantistica, è impossibile che ci siano due ovunque separati. Nel 1933, dopo aver lasciato la Germania nazionalsocialista, Einstein si stabilì a Princeton, in New Jersey. Da solo proseguì con tenacia il viaggio intrapreso 10 anni prima alla ricerca dell'unificazione tra gravità ed elettromagnetismo. La stampa annunciava che Einstein era vicino alla soluzione, ma i suoi colleghi ritenevano che stesse andando nella direzione errata e che i suoi giorni migliori fossero ormai passati. Negli ultimi anni Einstein prese le distanze dal mondo della fisica e smise di leggere le pubblicazioni degli esperti. Non credo neanche che conoscesse la forza nucleare debole, non se ne curava. Continuò a lavorare sull'interrogativo che da sempre lo appassionava. Quando i teorici della fisica cominciarono a indagare sull'atomo, Einstein scomparve dallo scenario in modo netto, come se avesse scelto di ignorare gli ultimi esperimenti di fisica. Ciò significa che le leggi della meccanica quantistica non rivestono alcun ruolo nel prosieguo della sua ricerca. Nella memoria collettiva, Einstein è lo scienziato geniale, ormai anziano, che ha dato il via a una rivoluzione da cui, però, è stato tagliato fuori. È come se un fenomenale squadrone di cavalleria, giunto all'apice del successo precedentemente alla Prima Guerra Mondiale, cercasse di contrastare con i suoi uomini a cavallo un mondo fatto di trincee e mitragliatrici. Albert Einstein morì il 18 aprile 1955. Per molti anni sembrò che il sogno di riunire tutte le forze in una sola teoria fosse morto con lui. Lo studio dell'unificazione cade nel dimenticatoio della fisica. Quando Einstein muore negli anni 50, non ci sono altri fisici che si occupano seriamente della questione. Da allora la fisica è divisa in due branche. Una usa la teoria della relatività per studiare oggetti grandi e pesanti come gli astri, le galassie e l'universo nel suo insieme. L'altra utilizza la meccanica quantistica per studiare gli elementi più piccoli, come atomi e particelle. È come avere due famiglie che non vanno d'accordo e non si parlano mai, pur vivendo sotto lo stesso tetto. Sembra che non sia possibile conciliare la meccanica quantistica e la teoria della relatività
in un'unica teoria in grado di spiegare l'universo a tutti i livelli. La comprensione dell'universo ha comunque fatto negli anni enormi progressi. Ma c'è un vicolo cieco. Nel cosmo ci sono regni sconosciuti che non capiremo mai a fondo finché non si trova una teoria unificatrice del tutto. Questo diventa particolarmente evidente nelle profondità di un buco nero. L'astronomo tedesco Karl Schwarzschild fu il primo a parlare di buchi neri nel 1916. Mentre era soldato al fronte nella Prima Guerra Mondiale, risolse le equazioni della teoria della relatività in un modo nuovo e sorprendente. Tra un calcolo e l'altro delle traiettorie dell'artiglieria, Schwarzschild immaginò che una massa enorme di materia, come quella di una stella densa concentrata su una piccola superficie, avrebbe deformato così profondamente la struttura spazio-tempo che neanche la luce sarebbe sfuggita alla sua attrazione gravitazionale. Per decenni i fisici furono scettici di fronte ai calcoli di Schwarzschild. Oggi i telescopi satellitari che studiano le profondità dello spazio scoprono regioni con un'enorme attrazione gravitazionale che molti scienziati ritengono essere dei buchi neri. La teoria di Schwarzschild ora è una realtà. La domanda è dunque la seguente: se si vuole capire cosa succede nelle profondità di un buco nero, dove un'intera stella viene ridotta a un granellino, si usa la teoria della relatività per via della massa della stella o la quantistica per via delle sue minuscole dimensioni? Il problema è proprio questo. Poiché il centro di un buco nero è sia piccolo che pesante, è inevitabile dover ricorrere ad entrambe le teorie insieme. Se si mettono insieme le due teorie nel contesto dei buchi neri, esse entrano in conflitto e si ottengono previsioni insensate, ma l'universo deve avere una sua logica. La quantistica va bene per le cose piccole, la teoria della relatività invece va bene per astri e galassie. Atomi e galassie fanno parte dello stesso universo. Ci deve essere una teoria applicabile a tutto. Non si può avere una teoria per gli atomi e una per gli astri. Ora, con la teoria delle stringhe, crediamo di aver trovato il modo per conciliare la teoria del grande con quella del piccolo e dare così una spiegazione logica dell'universo su tutte le scale. Al posto di un'infinità di particelle, la teoria delle stringhe sostiene che ogni cosa nell'universo, dalle forze alla materia, è composta da un unico ingrediente: da minuscoli anelli di energia vibrante, detti stringhe. Una stringa si deforma in modi diversi. Le diverse forme che assume una stringa rappresentano le diverse particelle elementari. È come la corda di un violino. Vibra nello stesso modo. Ogni nota descrive una particella diversa. Questa teoria potrebbe unificare la comprensione di tutti i diversi tipi di particelle. Tutte le forze e le particelle deriverebbero dalle vibrazioni della stessa stringa di base. È un'idea semplice con conseguenze di vasta portata. La teoria delle stringhe prospetta la possibilità di rispondere a interrogativi scientifici che nessuno si immaginava. Come è nato l'universo e quali sono i suoi principi fondamentali? L'idea che una teoria scientifica già in nostro possesso possa rispondere a domande fondamentali è davvero seducente. Per quanto seducente, questa nuova teoria è anche contestata. Ammesso che le stringhe esistano, esse sono talmente piccole
che è impensabile riuscire a vederne una. I fautori della teoria delle stringhe si chiedono come poterla testare. Se è impossibile testarla come le altre teorie, non è scienza, ma filosofia. Questo è il problema. Se la teoria delle stringhe non fornisce un'ipotesi comprovabile, nessuno dovrebbe accettarla. D'altra parte, le stringhe hanno una certa eleganza. E considerata l'evoluzione della fisica teorica fino ai nostri giorni, è più che possibile che alcune, o almeno una parte, di queste idee si riveli corretta. Fra 100 anni, il periodo attuale, in cui i più brillanti fisici teorici studiano la teoria delle stringhe, sarà ricordato come un'età eroica, in cui si è sviluppata una teoria unificata dei fenomeni della natura. Può anche darsi che sia un clamoroso fallimento. Io propendo più per la prima che per la seconda ipotesi. Fra 100 anni vi darò una risposta precisa. La comprensione dell'universo ha compiuto enormi progressi negli ultimi 3 secoli. Proviamo a considerare la seguente riflessione. Newton, uno dei più grandi scienziati di tutti i tempi, disse: «Ero come un ragazzino che giocava sulla spiaggia, alla ricerca di una pietra liscia o di una conchiglia più bella del solito, mentre il grande oceano della verità era proprio di fronte a me, completamente ignoto». Eppure, 250 anni dopo, Einstein, il vero unico successore di Newton, diede serie indicazioni che quel vasto oceano e le leggi della natura erano riconducibili a pochi principi fondamentali espressi con una manciata di simboli matematici. Mezzo secolo dopo la morte di Einstein, il suo sogno di trovare una legge unificante sta per compiersi con la teoria delle stringhe. Nei tardi anni 60, un giovane fisico italiano, Gabriele Veneziano, ricercava le equazioni che potessero spiegare la forza nucleare forte, ossia la potente colla che tiene insieme il nucleo di ogni atomo, legando i protoni ai neutroni. Un giorno, in un vecchio libro sulla storia della matematica, trovò una formula di 200 anni prima, elaborata da Leonhard Euler, matematico svizzero. Veneziano si rese conto che l'equazione di Euler, considerata una pura curiosità matematica, poteva descrivere la forza nucleare forte. La pubblicazione della sua casuale scoperta lo rese subito famoso. Quando sento dire che la nuova formula è stata inventata per caso o che è stata trovata in un libro di matematica, mi dispiace davvero molto. La verità è che la formula è stata frutto di un anno di duro lavoro che ha portato alla scoperta casuale della teoria delle stringhe. Comunque sia, l'equazione di Euler, in grado di spiegare la forza nucleare forte, riprese vita. Nacque così la teoria delle stringhe. Grazie a un passaparola tra colleghi, l'equazione di Euler arrivò fino a un giovane fisico americano, Leonard Susskind. Me la ricordo ancora. La formula was L'ho vista e ho pensato che era così semplice che potevo capirla persino io.
Susskind si ritirò nella sua stanza a riflettere. Capì che questa vecchia formula descriveva matematicamente la forza nucleare forte, ma che dietro ai simboli astratti nascondeva qualcosa di nuovo. Seduto nella mia stanza, l'ho studiata ed elaborata per 2 mesi. Mi sono subito accorto che descriveva un particolare tipo di particella con una struttura interna vibrante, non statica. Ho capito che descriveva una stringa elastica, simile ad un elastico spezzato. L'elastico non solo si allungava e si ritraeva, ma ondeggiava e corrispondeva magicamente a questa formula. Ero certo che nessuno al mondo l'avesse già scoperto. Susskind documentò la sua scoperta, che introduceva l'idea rivoluzionaria delle stringhe. Ma per essere pubblicata, doveva passare al vaglio degli esperti. Ero convinto che grazie alla mia scoperta sarei stato definito il nuovo Einstein o il nuovo Newton. L'idea invece fu giudicata male e neanche degna di pubblicazione. Ci sono rimasto molto male. Ero depresso, infelice, ero rattristato. Ho avuto un attacco di nervi e sono andato a casa ad ubriacarmi. Il rifiuto dell'idea rivoluzionaria di Susskind fece pensare che la teoria delle stringhe fosse morta. La scienza tradizionale abbracciava l'idea delle particelle come entità puntuali, non come stringhe. Per decenni i fisici avevano studiato il comportamento di minuscole particelle facendole scontrare ad alta velocità e studiandone le collisioni. La moltitudine di particelle prodotte fece loro scoprire che la natura era più ricca di quanto pensassero. Ogni mese veniva scoperta una nuova particella: il mesone Rho, la particella Omega, Beta, Beta 1, Beta 2, Phi. Vennero usate tutte le lettere a disposizione. Era una proliferazione di particelle. In quegli anni, gli studiosi di fisica continuavano ad annunciare la scoperta di nuove particelle. Fu un periodo molto entusiasmante. Nella moltitudine di nuove particelle, gli scienziati non scoprirono solo gli elementi costitutivi della materia. Accantonando la teoria delle stringhe, i fisici avevano formulato un'ipotesi sorprendente. Le forze della natura possono essere spiegate anche attraverso particelle. Possiamo fare un paragone con l'azione del palleggiare. Noi due giocatori siamo particelle di materia. La palla che ci scambiamo è una particella di forza, denominata particella mediatrice. Ad esempio, nel caso della forza elettromagnetica, questa palla sarebbe un fotone. Quanto più rapidi sono gli scambi di fotoni, tanto maggiore risulta l'attrazione magnetica. Gli scienziati ipotizzarono che fosse lo scambio di particelle messaggere a creare ciò che percepiamo come forza. Questa ipotesi fu confermata dalla scoperta delle particelle messaggere nell'elettromagnetismo, nella forza nucleare forte e nella forza nucleare debole. Grazie all'utilizzo delle nuove particelle, gli scienziati si stavano avvicinando al sogno di Einstein sull'unificazione delle forze. I fisici delle particelle ipotizzarono di ripercorrere la storia del cosmo fino alla fase successiva al Big Bang. 14 miliardi di anni fa, quando l'universo era a miliardi di gradi più caldo, la forza elettromagnetica e la forza nucleare debole erano indistinguibili. Proprio come cubetti di ghiaccio sciolti nell'acqua. Si dimostrò che sottoposte al calore del Big Bang, la forza nucleare debole
e quella elettromagnetica si unirono formando una forza chiamata elettrodebole. I fisici credono che andando ancora più indietro nel tempo troveranno la forza elettrodebole unita a quella forte. La loro unione doveva rappresentare la cosiddetta superforza. La meccanica quantistica riuscì a spiegare come le tre forze operassero a livello subatomico. Arriviamo ad una teoria coerente della fisica delle particelle che ci consente di descrivere tutte le interazioni tra forza nucleare debole, forte ed elettromagnetica, utilizzando lo stesso linguaggio. È una teoria sensata ormai pubblicata nei libri di testo. Tutto convergeva verso una semplice teoria delle particelle e delle forze allora conosciute, a cui successivamente ho dato il nome di modello standard. Professor Sheldon Glashow, Abdus Salam and Steven Weinberg. Gli inventori del nome e della teoria del modello standard diventarono star della comunità scientifica e ricevettero il premio Nobel. Le onorificenze, però, nascondevano una grave lacuna. Sebbene il modello standard spiegasse tre delle forze che regolano il mondo dell'infinitamente piccolo, la teoria tralasciava la più familiare delle forze: la forza di gravità. Oscurata dal modello standard, la teoria delle stringhe divenne un ramo secco della fisica. La maggior parte dei fisici perse interesse per le stringhe. Dicevano che era una teoria elegante, ma non c'entrava molto con la natura. In generale, non veniva presa molto sul serio. Ma i pionieri della teoria delle stringhe erano convinti della sua fondatezza e non abbandonarono l'idea. Quanto più gli impavidi studiosi si addentravano nella teoria, tanti più problemi incontravano. La teoria presentava dei problemi. Innanzitutto era stata ipotizzata l'esistenza di una particella, oggi nota come tachione, che viaggia più veloce della luce. Si scoprì che la teoria richiedeva 10 dimensioni. Un dato sconcertante, perché non ne esistono tante. Le particelle prive di massa non sono riscontrabili. Una teoria priva di senso. Pura follia. La teoria delle stringhe stentava a decollare. Gli studiosi si arresero, non poteva essere vera. Nel 1973, solo pochi fisici lottavano ancora contro l'oscura formula di questa teoria. Uno di questi era John Schwartz, alle prese con diversi problemi. In primo luogo, la misteriosa particella priva di massa ipotizzata dalla teoria non era mai stata vista in natura. Inoltre, c'erano una serie di anomalie o incoerenze matematiche. A lungo abbiamo tentato di elaborare la teoria. Abbiamo cercato di ridurre le dimensioni a 4, di eliminare le particelle prive di massa, ma con pessimi risultati. Per 4 anni, Schwartz cercò di domare l'inquieta teoria delle stringhe, modificandola, smembrandola e riassemblandola in diversi modi. Tutto inutile. Sul punto di abbandonare la teoria, Schwartz ebbe una folgorazione. Forse le sue equazioni descrivevano la forza di gravità. Se così era, bisognava però ripensare la dimensione degli anelli di energia. Non avevamo mai pensato alla gravità, ma appena si ipotizzò che forse avevamo a che fare con una teoria della gravità, cambiammo radicalmente opinione sulla dimensione delle stringhe.
Supponendo che le stringhe fossero centinaia di miliardi più piccole di un atomo, uno dei difetti della teoria divenne una virtù. La misteriosa particella che Schwarz aveva cercato di eliminare era in realtà un gravitone, ossia la tanto ricercata particella che trasmette la forza di gravità nel mondo infinitamente piccolo della quantistica. La teoria delle stringhe aveva prodotto il pezzo mancante nel puzzle del modello standard. Schwarz chiese la pubblicazione della sua teoria innovativa, descrivendo il comportamento della gravità nel mondo subatomico. Eravamo convinti della validità della teoria, ma la comunità scientifica non ebbe la minima reazione. Ancora una volta, la teoria delle stringhe cadde nel vuoto. Ma Schwarz non si arrese. Aveva intravisto la soluzione. Se le stringhe descrivevano la gravità a livello quantistico, dovevano essere la chiave unificatrice delle quattro forze. Si unì alla ricerca di Schwarz l'unico scienziato disposto a rischiare la carriera per le stringhe, Michael Green. Sentivamo che la teoria delle stringhe era corretta. Anche gli altri, prima o poi, se ne sarebbero resi conto. Prima di tutto, Green e Schwarz dovevano superare un problema. Negli anni Ottanta, la teoria presentava ancora delle anomalie matematiche. Un'anomalia è qualcosa di strano, fuori posto, estraneo al contesto. Come questo telefono in mezzo al deserto. Le anomalie matematiche possono segnare la fine di una teoria fisica. Ecco un semplice esempio. Poniamo di avere una teoria in cui queste due equazioni descrivono una proprietà fisica del nostro universo. Se con la prima equazione ottengo x uguale a 1 e con la seconda ottengo x uguale a 2, la teoria contiene delle anomalie, perché x dovrebbe avere un unico valore. Se non riesco a riformulare l'equazione in modo da avere lo stesso valore di x, la teoria è morta. Nei primi anni Ottanta, la teoria era piena di anomalie simili a queste, sebbene le equazioni fossero molto più complesse. Il futuro della teoria dipendeva dall'eliminazione di queste incongruenze. Dopo 5 anni di lotta contro le anomalie della teoria, il lavoro di Green e Schwarz giunse a una svolta in una notte d'estate del 1984. Si pensava che la teoria fosse incoerente a causa delle anomalie. Io invece sentivo che non era così e pensavo, la teoria è esatta, non possono esserci anomalie. Decidemmo di procedere con i calcoli. Alla fine tutto si risolse con un unico calcolo. Su un lato della lavagna ottennero 496. Se avessero ottenuto la stessa cifra anche dall'altro lato, avrebbero dimostrato che la teoria era priva di anomalie. Ricordo bene la scena. Io e John lavoravamo alla lavagna tentando di far combaciare le cifre. Ricordo di aver scherzato con John. Nel bel mezzo di un temporale ad Aspen, in montagna, con tuoni e fulmini, gli dissi, siamo vicini alla soluzione, perché gli dèi ci stanno ostacolando. Alla fine le cifre combaciarono. Ciò significava che la teoria era priva di anomalie e che era matematicamente in grado di racchiudere le quattro forze. Le stringhe potevano descrivere la gravità, ma anche le altre forze. Potevamo parlare di unificazione. Avevamo la possibilità di realizzare il sogno di Einstein, ossia unificare le diverse forze all'interno di una cornice più ampia. Fu un momento straordinario, perché sapevamo che nessun'altra teoria
era mai arrivata a tanto. Fino ad allora, ogni nostra scoperta era stata accolta con freddezza, perciò non mi aspettavo una reazione positiva. Quella volta, invece, la reazione fu esplosiva. In meno di un anno, il numero dei teorici delle stringhe raggiunse svariate centinaia. Fino ad allora ero intervenuto a convegni di importanza secondaria. All'improvviso ricevetti inviti da tutto il mondo. La teoria delle stringhe fu battezzata la teoria del tutto. Le stringhe sono elementi infinitamente più piccoli dell'atomo, dei suoi elementi costituenti e persino dei quark. Sono anelli di energia vibrante. Con le loro diverse vibrazioni conferiscono alle particelle le loro proprietà distintive. L'universo appare così come una grande sinfonia cosmica.